Nel 1999 iniziamo le registrazioni del nuovo album, Panic, un lavoro dove concettualmente e visivamente intendevo riprendere parte di quelle teorie che aveva elaborato negli anni 70 il grande regista e poeta cileno-messicano Alejandro Jodorowsky. Queste teorie sul teatro panico che io cercavo di riadattare secondo uno stilema e una coordinata un po' più moderno e più attuale, e cercando di integrarlo anche con la nostra horror music. Lo stesso Jodorowsky poi, quando lo contattai, si rivelò entusiasta di questa idea, accettò di collaborare con me come special guest al progetto e ha realizzato appunto per questa cosa la intro e l'outro del disco. Le registrazioni di Panic si sono svolte prima in Italia presso il Roger Studios, dove ci ha raggiunto il produttore americano Neil Kernon, un produttore famoso per aver lavorato fra gli altri anche con Queen, Such David Bowie, Queen e molti altri artisti famosi che noi ammiriamo. Successivamente poi siamo andati noi in America, siamo stati precisamente a Tornillo in Texas, e nei Village Production Studios, dove di solito lavora Kernon, e siamo rimasti lì per circa un mese. Poco prima delle registrazioni, Andrew ha lasciato la band per motivi personali e fu sostituito da Kaiser Soze, mentre durante le session anche Felix Moon ha lasciato per divergenze musicali, ma anche per una serie di contrasti che probabilmente sono stati esasperati dalla pressione del lavoro in studio, visto che Kernon era particolarmente esigente. Fu in quel momento poi che decidemmo di tornare ad essere un quintetto, come in effetti la band era sempre stata concepita fin dall'inizio, per cui soltanto Emil continuò ad occuparsi delle chitarre, sostenuto dal vivo dal muro sonoro creato dalle tastiere. Lady of Babylon. Dopo la realizzazione del disco ci siamo imbarcati nel relativo tour. Fra le varie date ricordo in particolare quella ai Gods of Metal, dove abbiamo suonato insieme a Slayer, Slipknot, Iron Maiden, e poi anche quella in Germania al Wacken Open Air, che è stata una bellissima esperienza. Ciao, siamo i Dead SS, io sono Steve Silvestri, cantante. Kaiser Soze, basso. Emil Bandera, chitarra. Smirnov, tastiere. Anton Cenei, batteria. Sicuramente il nostro è un pubblico molto caldo, molto recettivo, molto anche partecipe nei concerti. Questo non ce ne siamo accorti noi, quasi 20 anni di esperienza con tutti i concerti che abbiamo fatto. Sicuramente per me il pubblico italiano è il migliore. Di sicuro quello del Gods of Metal, come tutti i concerti, grande, all'aperto, non sono il nostro ruolo congenuale, non è il nostro habitat naturale in cui amiamo esibirci. Noi preferiamo esibirci sempre di notte, con le tene, per creare le nostre atmosfere. Comunque, penso sia stata un'esperienza molto positiva, il pubblico era recettivo, sia dei nostri fan che anche di gente nuova, e penso che abbiano avuto un'opportunità di vedere comunque una band dal vivo, di quelle appunto che ancora non ci conoscevano. Noi ci siamo sempre ispirati sia a fonti di occultismo che parallelamente a un forte teatro granghignolesco e quindi di impatto visivo. Quindi nel nostro concetto musicale artistico puoi trovare elementi sia marcatamente teatrali, e qui ci rifacciamo anche a pure riferimenti cinematografici che vanno dai classici dell'horror, dell'Hammer, dell'Universal degli anni 50, 60, quella fatta con un film con Bela Lugosi, Boris Karloff, eccetera, sia anche invece a una parte letterale più profonda, più ricercata, che questo lo si può poi interpretare nei testi che scriviamo, basata su un certo
studio, uno studio occulto che abbiamo sempre portato dietro con noi negli anni, che è molto meno superficiale di quello che potrebbe sembrare. Noi non abbiamo mai nascosto, per esempio, di essere simpatizzanti per la teoria di Walter Wilt, cioè fai ciò che vuoi, che aveva detto Aleister Crowley, il più grande mago conosciuto dei tempi moderni. Noi sappiamo chi siamo, cosa vogliamo fare, lo facciamo per il pubblico, il resto non ci interessa.